In città si nota più movimento, l'Aquila si appresta a ricevere i turisti e ad incrementare anche il turismo di tipo culturale grazie all'apertura del MAXI che nei primi giorni di visite gratuite ha già il tutto esaurito e che sicuramente sarà una tappa fissa di Aquilani e nonna. Complici le belle giornate a spasso c'è già qualche turista munito di macchina fotografica e mappa della città. Il dibattito cittadino è spesso animato però dal discorso dei parcheggi e della pedonalizzazione. Discorso parcheggi, la ricostruzione ha sacrificato spazi e questo è innegabile, ma pian piano che si chiudono cantieri, recuperano spazi, alcune persone però e anche qualche commerciante lamentano una certa difficoltà nei parcheggi. Il discorso è complesso perché ci sono anche i mezzi degli operai e delle ditte e spesso si è cercato di regolamentare la cosa. I parcheggi a raso a Portaleoni e quello sotterraneo che dovrebbe essere realizzato come secondo step risolveranno in parte il problema creando parcheggi di prossimità. Intanto c'è il terminal di colle maggio che è gratuito e in pochi minuti si può raggiungere la piazza per ora senza taperulan che dovrebbe essere riattivato comunque a breve ma a disposizione c'è una navetta elettrica che porta la gente in centro. Per molte persone che il Rete 8 ha incontrato in giro bisogna abbandonare la cultura del parcheggio in centro al ridosso dei negozi, anzi la città andrebbe svuotata dalle auto. Qui in centro anche c'è sempre un bel traffico e sarebbe bello vedere un po, più aree, un po' più aree pedonali e qualche bicicletta in più. Lei? Sì, sono d'accordo, per una città così piccola sarebbe veramente l'ideale potersi spostare di più a piedi senza avere sempre paura della macchina che ti viene da dietro e magari sì, <ride> sarebbe davvero ideale. Signora, lei dove ha parcheggiato? castello, al parcheggio del castello. Trova difficoltà? In genere pensa che l'Aquila abbia bisogno di più parcheggi? Si ha difficoltà? No, io non trovo difficoltà perché non è che cerco di venire in piazza con la macchina. Parcheggio sempre intorno al castello, alla fondana luminosa, quindi non, non ho nessun problema. Senta, voi da dove venite? Da Roma. Siete venuti a trascorrere un fine settimana? Sì, sì, sì un fine settimana qui all'Aquila, sì. Le posso chiedere dove ha parcheggiato, se ha trovato delle difficoltà? Mm. No, in piazza San Marciano nessuna difficoltà. Pensavo peggio, invece andava abbastanza bene. Intanto da oggi è ripartito il servizio del trenino voluto dall'assessore al turismo Fabrizio Aquilio. E nel nostro giro in centro all'Aquila incontriamo l'assessore Aquilio perché oggi riparte anche questo, questo servizio del trenino a disposizione di Aquilani e turisti. Sì, veramente questo servizio voleva essere pronto già per la Pasqua, avrebbe avuto piacere di eh, partire già per la Pasqua, poi le note vicende legate al virus chiaramente lo hanno impedito. E devo dire che ci sono state grandi richieste, nel senso che spesso ci è capitato di persone che chiedevano quando eh, avrebbero avuto di nuovo la possibilità di utilizzare questo trenino e io mi auguro che anche quest'anno possa essere un'occasione ulteriore di comodità per i turisti che vorranno visitare la nostra città e non solo, anche per gli Aquilani.